Giornale radio della Liguria. La Liguria resta al centro-destra. Marco Bucci vince l'elezione del nuovo presidente della Regione Liguria. Sconfitto il centro-sinistra, ma di misura il candidato Orlando. Serve un campo largo, strutturato. Calcio stasera in campo allo Spezia, domani la Sampdoria, al Genoa, primo allenamento per Balotelli. Riccardo Tivegna in studio per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Liguria. Buongiorno innanzitutto, in regia stamane Amedeo Notaro, in segreteria di redazione Cinzia Venturini, Loredana De Totto. Le previsioni del tempo in avvio Paolo Bellantone, Rai Meteo. Alta pressione e condizioni stabili su gran parte del continente europeo e sull'Italia, che vedranno ampio soleggiamento ma anche la ricomparsa delle foschie e delle nebbie nelle zone di pianura e dei fondovalle. Oggi anche in Liguria avremo bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino foschie o banchi di nebbia nelle vallate interne del Genovese e Savonese e sui versanti padani, ma che andranno via via dissolvendosi con il sorgere del sole. Nel pomeriggio locali addensamenti sui rilievi e sole che invece persiste lungo la costa. Venti deboli, inizialmente settentrionali, ma tendenti a divenire variabili, con condizioni di calma nelle aree interne. Mare da mosso a poco mosso. Capitolo temperature importante, questa mattina la rete di rilevamento regionale segna valori compresi tra 10 e 12 gradi nelle aree interne, 16-17 gradi su quelle costiere. Le massime saliranno fino a 20-25 gradi, condizioni gradevoli e a tratti calde per il periodo lungo i litorali. Rai Meteo su informazione e dati dell'Aeronautica Militare. Passiamo al traffico, Rai Mobilità, Giulia Casadei. Continuano in A7 i lavori di riqualifica alle barriere di sicurezza del viadotto Pietrafraccia nel tratto compreso tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Anche in A26 continuano i lavori di manutenzione alle gallerie Ciutti e 720 nel tratto compreso tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Vi segnaliamo anche in A12 nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno lavori di manutenzione alle gallerie e al viadotto Valle Ragone. E in conseguenza del piano di ammodernamento previsto per la rete autostradale Ligure, per la giornata di oggi sono previsti tempi di percorrenza nella media sulle principali direttrici A7, A10, A12 e A26. Bollino rosso in A26 fino alle 19 in direzione di Genova Voltri. Dunque Marco Bucci è il nuovo presidente della regione, il sindaco di Genova, candidato del centrodestra, ha vinto la sfida contro l'ex ministro Andrea Orlando, una sfida decisa da poche migliaia di voti e al termine di un testa a testa durato per tutto il pomeriggio di ieri. I numeri di queste elezioni adesso con il nostro servizio di Pietro Adami. Un pomeriggio al Cardiopalma, lo spoglio dei voti che racconta un testa a testa tra Bucci e Orlando, tra il centro-destra e il centro-sinistra. Sorpassi e controsorpassi, lo scrutinio prosegue sul filo di lana. Soltanto dalle 20 la forbice inizia ad allargarsi, aumenta il vantaggio del sindaco di Genova, si confermano exit poll e proiezioni. Alle 23 mancano ancora pochissime sezioni da scrutinare, in tutto sono 1785. Marco Bucci è il nuovo presidente della regione con il 48,8%, oltre 290.000 voti lo consacrano governatore. 8.500 in più di Andrea Orlando, l'ex ministro si ferma al 47,3%. Elezioni regionali che non si dimenticheranno facilmente, anticipate per le dimissioni di Giovanni Totti, coinvolto nella maxi inchiesta corruzione, seguite da una campagna elettorale lampo, decise all'ultimo voto. Nella coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia è il primo partito al 15%, segue la lista civica Bucci presidente, vince Liguria con il 9,4%, la Lega all'8,5%, Forza Italia all'8%, c'è poi l'altra lista civica sostegno di Bucci, Orgoglio Liguria Bucci presidente, che ottiene il 5,7%, l'UDC all'1,3% e Alternativa Popolare allo 0,3%. Sul fronte opposto il PD nettamente, il primo partito in Liguria al 28,4%, dietro c'è Alleanza Verdi e Sinistra 6,1%, la civica lista Andrea Orlando presidente con il 5,3%, male il Movimento 5 Stelle fermo al 4,5%, ancora Patto Civico Riformista per Orlando, dentro c'è anche Azione con l'1,7%, infine Liguria testa alta Orlando presidente con l'1,6%. Una regione spaccata in due nelle scelte degli elettori, il ponente sta con Bucci, nell'imperiese e nel savonese vince il centrodestra, risultato opposto a Levante, nello spezzino a Genova Orlando è davanti. Nel capoluogo distacco netto 52% contro il 44% del primo cittadino pronto a trasferirsi da Palazzo Tursi in piazza De Ferrari. Un dato importante soprattutto in vista delle prossime comunali, si svolgeranno nel 2025 dopo un periodo di reggenza del vice sindaco Pietro Picciocchi.
A seguire ci sono tutti gli altri candidati, nessuno ha raggiunto l'1%, Nicola Morra di Uniti per la Costituzione si attesta allo 0,88, Nicola Rollando per l'Alternativa è lo 0,85, stesso risultato con una decina di voti in meno per Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare. Allo 0,35% Marco Giuseppe Ferrando, Partito Comunista dei Lavoratori, così come Maria Antonietta Cella, Partito Popolare del Nord. Davide Felice, Forza del Popolo, non va oltre lo 0,31%, chiude allo 0,28% Alessandro Rosson, sostenuto da Indipendenza. Solo nelle prossime ore si conosceranno i 30 consiglieri tra i 570 che si sono candidati che andranno a occupare gli scranni della nuova assemblea regionale. Intanto resta il dato allarmante dell'astensionismo. L'affluenza si è fermata al 45,96%, ben 8 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2020, quando a votare erano andati il 53,81% dei liguri aventi diritto. Meno di un elettore su due è andato alle urne. Nella provincia di Imperia più di 6 su 10 sono rimasti a casa. Dunque Marco Bucci nuovo presidente, ma sentiamo come ha vissuto la vittoria, le sue prime parole poi nel servizio di Marta Buonadonna. Sono contento, il pomeriggio l'abbiamo passato al Cardiopalma, dico bene Edoardo, però vabbè, abbiamo anche imparato molto dal punto di vista di quelli che sono gli exit poll, quelli che sono, come erano gli altri? E le tendenze, le proiezioni, l'instant poll, le proiezioni e i dati reali. Ha aspettato quasi le 22 Marco Bucci per presentarsi al suo point elettorale, quando mancavano meno di 100 sezioni scrutinate su 1785. Una cautela giustificata dall'altalena dei dati che per tutto il pomeriggio vedevano i candidati dei due schieramenti testa a testa con vari sorpassi, finché poi verso sera il distacco ha cominciato a farsi sempre più netto. I cittadini hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, vogliono continuare, rifiutano i signori del no e rifiutano quelli che non vogliono fare le infrastrutture. Vince in Liguria, ma a sorpresa non a Genova, dove Orlando lo supera di 7.000 voti. Un dato deludente che Bucci ascrive ai tanti cantieri che hanno sicuramente innervosito qualcuno. Quando si fanno tanti cantieri c'è gente che non sopporta, non è che non sopporta, non gradisce il disagio, ecco, questo lo sappiamo benissimo. E il disagio bisogna vederlo in termini di visione futura, non certamente di visione presente. Una coalizione davvero coesa è stata, dice, la sua arma vincente, mentre le polemiche interne al campo largo, sostiene, hanno penalizzato il suo sfidante Orlando. Cioè, è stato un grandissimo lavoro di squadra. Da soli non si vince mai, si vince sempre assieme agli altri. Diversi sentimenti nella fronte opposta, una sconfitta per pochi voti che apre anche una riflessione sulle alleanze. Le reazioni nel centro-sinistra nel servizio di Antonio Zagalese. Le speranze sono svanite appena pochi minuti prima dell'arrivo di Andrea Orlando nel quartier generale allestito al mercato orientale di via 20 Settembre. Il progetto di un'alleanza quanto più larga possibile delle forze di centrosinistra quasi battuto, Marco Bucci distante poche migliaia di voti. Oggi il centrosinistra ha rimesso radici profonde, in realtà nelle quali aveva avuto gravi difficoltà negli anni scorsi in Liguria. Sapevamo di dover contrastare un sistema di potere forte, arroccato. Questo sistema si è manifestato in tutta la sua potenza. Ha vinto di misura. Una lunga attesa vissuta soprattutto dai dirigenti del Partito Democratico, durata tutto un pomeriggio, quando il sorpasso nei dati reali sembrava possibile, nonostante le proiezioni e gli exit poll fossero tutti contrari, seppur di poco. Il dato che non smetteva di crescere era quello della città di Genova. Veniva a cadere una delle certezze del centrodestra, espugnata la città del sindaco Bucci. I numeri sono da questo punto di vista molto incoraggianti e fanno anche un po' giustizia di una narrazione di un modello Genova che era, diciamo, tutto luccichì. Resiste il centro di potere del ponente ligure, così lo definisce Orlando, e il segretario regionale del partito, Davide Natale. Ovviamente non ci si ferma qua, oggi si parte con un centro-sinistra forte, più forte rispetto al passato, con un Partito Democratico che ha avuto un buon risultato. Una giornata che deve incoraggiare, perché altre sfide politiche saranno immediate, e l'ho detto Orlando, quello che si è iniziato va sempre finito.
L'ipotesi di lavori di pubblica utilità per Giovanni Toti nel Parco Naturale Regionale di Monte Marcello Magra Vara non va bene. Per questo l'udienza di mercoledì per il patteggiamento si chiuderà con un rinvio. L'avvocato dell'ex presidente della regione, Stefano Savi, sta cercando un'ipotesi alternativa, sicuramente in ambito sanitario, afferma il legale. Toti dovrà svolgere 1500 ore di lavori di pubblica utilità, come previsto dall'accordo di patteggiamento con la Procura. Siamo allo sport, niente tifosi viola sugli spalti di Marassi giovedì pomeriggio per la gara con il Genoa. La decisione del prefetto di Genova che vieta l'accesso allo stadio ai residenti in Toscana a seguito ed in punizione degli scontri tra i tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria in autostrada il 20 ottobre scorso. Intanto i rossoblu arruolano fino a giugno Mario Balotelli, ieri firma sul contratto e primo allenamento. Piccolo incidente stradale per Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, ieri in città sulla sua Porsche ha urtato un'altra vettura, contenuti danni delle auto e nessun ferito a responsabilità da accertare, e non sappiamo se oltre alla constatazione amichevole il numero 5 abbia dovuto firmare anche qualche autografo. Comunque disavventura che non pregiudica la sua presenza a Rigamonti stasera alle 20:30 con il Brescia. 5 pareggi di fila dello Spezia in Lombardia alla vigilia, dato per possibile l'impiego di Couda al posto dell'infortunato Bandinelli. Ieri niente conferenza stampa per D'Angelo e dunque nessuna indicazione utile per ipotizzare la formazione. Tra i lombardi, 3 giocatori recuperati, Cistana, Fogliate e il temibile Borrelli. Non saranno della partita invece Moncini e Galazzi. Under 21 al picco il 19 novembre per sfidare in amichevole l'Ucraina. Entrambe le formazioni hanno già il pass per gli europei di categoria ed è al settembre 2016 che la rappresentativa giovanile azzurra non scende al picco. Allora, allenata a Di Biagio, si impose per 3-0 su Andorra a novembre nello stadio del club di appartenenza Tesi Bertola e Pio Esposito, che con la Miss Annunziata si sono guadagnati i galloni di tutelare. E con questa notizia si conclude questa prima edizione del giornale Radio Rai della Liguria. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Liguria.